È così. È così. Io dico a voi, cresciuti nella sua stessa atmosfera di poesia, io vi dico che in questo crepuscolo di marzo, colorato già dal presentimento della primavera, Carlo Fratta ritorna. Carlo Fratta medita ancora. Carlo Fratta scioglie ancora dall'anima il suo canto esemplare in una luce di gloria immortale. Credo bene, ma adesso vai via, adesso verranno su. Oh, il ministro ha dato il braccio alla signora. Si avvicinano al busto. Stanno leggendo la lapide. Questa casa accolse i sogni, le meditazioni e le poesie di Carlo Fratta. Vide la luce spegnersi per irraggiare immortale. Evviva Sua Eccellenza! No, no, no! Gridate piuttosto Gloria Carlo Fratta! Benedetta ignoranza, è il minuto di raccoglimento. Adesso, insomma, vai via, adesso saliranno. Oh, piuttosto, dove hai messo le forbici? Dove sono? Dove sono? Dove le hai messe? Oh, dove si saranno cacciate? Oh, ci mancherebbe altro! Ma erano qui un momento fa! Già, sono volate via da sole, oppure le ha portate via uno spirito! Il vassoio, presto, presto, qua, 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 il vassoio, vai, 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 via, 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 via. Cosa vuole lei? Io? Nulla. Non si può entrare prima che sia salito il signor ministro. Non è ministro. È semplicemente sottosegretario. E nemmeno quello dell'istruzione, quello delle poste. Un ministro sottosegretario, lei deve uscire, e subito! Cosa vuol dire quell'MF? Dove? Qui, sul berretto. Museo Fratta. Sono finito!
così e io devo ancora fare il nodo. Il permette? Nodo. Permette l'aiuto? Sì. Là. Ecco, vede? A qualche cosa sono servito. Non c'è più tempo. Così si nasconda. Si nasconda. No, non lì, quella è la camera da letto, di là, in fondo al corridoio. Di là, attento, in fondo, proprio in fondo al corridoio. Vada, vada. In cucina non andranno. Di qui, eccellenza, di qui. Attento, eccellenza, attento! Se non è niente. Queste vecchie case male illuminate. Stava qui sicuro questo pavimento? La prudenza non è mai troppo. Giusto, sto caffè. Ma... Permesso, scusate. E questo, eccellenza, è lo studio del poeta. Qui, in 18 anni, è nata l'urna vuota. È nato il canzoniere in do diesis. È nato il trattato dell'evasione degli spiriti. E quel delizioso poemetto che è il canto per l'inquilino del piano di sotto. Bello, 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 bello. Lo specchio di una vita grande e modesta. Queste sono le sue opere complete. Non credevo che avesse scritto tanto. No, non ha scritto tanto, eccellenza, ma ci sono anche le traduzioni e gli originali dei Carmi Latini. E ancora non si sa se egli sia stato più grande come poeta italiano o come poeta latino. E dire che qualcuno vorrebbe abolire nelle scuole la traduzione dall'italiano in latino. Oh, nunquam. Pardon? Nunquam. Nunquam. Mm-hmm. Mai. D'accordissimo. Nunquam. 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 No. Nelle due sale successive sono conservati, eccellenza, i volumi della biblioteca riscattata dallo Stato. E sulle pareti della scala verranno sistemate le corone dei vari pellegrinaggi. Perché? Il comitato delle signore, vero, ci ha promesso un dono preziosissimo. Il cofano per custodire i nastri. Sarà di cuoio sbalzato alla Fiorentina con il motto in pirografia. Giustissimo. Bisogna proteggere l'alto artigianato e soprattutto la pirografia. Valeri, più tardi prenda nota. Anzi, subito. Parlarne col collega dell'istruzione. Pirografia. Fatto? Bene.
Bene. Se Sua Eccellenza crede, l'alloro del Palatino. Ma certo, sarà il rito più bello di questa giornata di omaggio alla poesia. Ma forse potrebbe essere compiuto da una mano più gentile della mia, da una più soave sacerdotessa. Non posso, Eccellenza. Carlo Fratta attende da lei questo lauro. Come lei vuole. Per quanto di solito i poeti preferiscono riceverli dalle belle signore. Permette, Eccellenza, la fotografia. Più stretti, più stretti. Allora? Eccellenza, l'alloro un po' più su, se no pare che sta sporverando. Ecco, così, bene, fermi. No, un pochettino più su. Così, bene, fermi. Fatto, grazie. Il signor giornalista ha forse bisogno di qualche spiegazione. Grazie. Io sono il professore Nicola Armiendo. Armiendo. Occupo la cattedra che fu di Carlo Fratta. E sono l'ordinatore del museo. E del carteggio. E del carteggio. Il carteggio. E si deve alla mia modesta opera se tutti questi preziosi cimeli sono stati salvati. È bello che la venerazione di chi gli ha sopravvissuto abbia conservato tutto. Il suo calamaro, le sue matite. E anche... Ma cos'è questo? È un fermacarte ricordo d'una gita al San Bernardo. Ad agitarlo si vede la nevicata. Bello. Ah, ma è veramente grazioso. Ma hai visto com'è carino, Molari? Molto bello. Oh, interessante. Bello. Ah, sì. È il fermacarte che ispirò l'ode famosissima. È quella che comincia... Che comincia... Accidenti, c'era sulla punta della lingua. Anch'io come te, farfalla di neve, nel chiuso cristallo, son bianco e non muoio. Ecco, appunto così, farfalla di neve, nel chiuso cristallo, una vera gemma. Son bianco e non muoio. Mi libro, e se cado, risalgo in eterno. È il simbolo dell'anima, una cosetta degna dei greci. Loro signori... Scusate, loro signori gradiscono un rosolio? Un alcherno? Grazie signora. Thank you.
bianco e non muoio. Mi libero e... Mi libero e poi? Mi libero. E se cado risalgo in eterno. In eterno. Molto gentile. No, è una composizione tutta amarezza. Dicevo di lei. Molto gentile a suggerirmi. Lei è di qui, è vero? Non esattamente. Ero di qui. Questo piccolo museo è molto interessante. Lei trova? Beh, non si poteva fare di meglio. Io non mi occupo troppo di letteratura, però un tempo anch'io scrivevo dei versi. Carlo Fratta. Le dirò, a 20 anni ho persino imitato le sue poesie, quelle del canto per l'inquilino del piano di sotto, per esempio. Mi piaceva questo suo spirito di ribellione, questo senso di inquieto fuggire dello spirito, questa costante dissonanza. Del resto, non le pare che una certa dissonanza ci sia anche tra la sua vita e la sua opera? Certo, queste stanze piccolo borghesi. Forse si sentiva stonato qui dentro. Beh, se lei crede che gli potessero piacere questi mobili? Forse piacevano a sua moglie. Già. E così, poveretto, eccolo qui per l'eternità prigioniero di queste mura che forse ha odiato. Già, come la farfalla chiusa nella goccia d'ambra. O come la neve chiusa nella sfera di cristallo. Il mondo imparerà a conoscerlo attraverso queste scansie, attraverso questi occhiali rugginosi, a quella poltrona malcomoda. Di là ho persino paura d'entrare. Di là? Dove? Nella sua stanza da letto. Ah, già, c'è il tuo letto di morte, il tuo caterro. Ma che letto di morte? Piccola invenzione del professor Armiento. È morto in clinica. Ah, è morto in clinica. Grazie. Ha visto qui, sotto vetro? Ci direbbe una poesia incompiuta. Ah sì, è la sua ultima poesia, 5 versi soli. Vale la pena di copiarli. No, non mi pare, c'è anche un verso che toppica. Ma non importa, è una curiosità. Ce ne sono così poche di curiosità nella vita di Carlo Fratta. Non un amante, non un vizio. Niente alcol o perversioni. Ho letto una sua vita in treno. Romanzata. Si figuri. Un romanzo tra queste mura e con quella moglie. Oh, una brava donnetta, però mi ha tutta l'aria di essere stata ai suoi tempi fastidiosa come la pioggia. Ecco fatto. Ho tutto quello che mi occorre. Mezza colonna di apertura, mezza colonna di discorsi, 3/4 di colonna di descrizione ambiente e chiudo con questi 5 versi inediti. No, non sono inediti. Ma non importa, nessuno li conosce. Oddio, ecco il ministro. La festa è finita. Io vado al telefono. Salve. Signora, tutto un popolo le è riconoscente. Se qualcosa dell'uomo è ancora vivo, oltre che la sua poesia immortale, questo lo si deve a lei, che si è eletta vestale di una fiamma che non si spegnerà. Bene. Oh, grazie, ma è troppo, eccellenza. Oh, io non sono che una povera donna che ha avuto un destino più grande di quanto si attendesse. Grazie, eccellenza. E anche a lei, che ha voluto così caramente parlare di lui, del mio caro. Del nostro. Glorioso, immortale, signora. Già, del mio Carlo. Grazie a tutti. Continuerò a custodire sempre queste cose come ho fatto durante tutta la mia vita. Con loro mi pare d'essere meno sola. Le abbiamo salvate,
non si disperderanno più. E mi pare così che gli sia tornato. Che gli sia tornato davvero e per sempre. Ma egli non è mai andato via. Oh, no, non dica così. Sì, è andato via. Anche se nella mia memoria ritorna sempre come in sogno. Grazie, eccellenza. E mi perdoni queste lacrime. No, no, non si disturbi, la prego. Io voglio accompagnarla. Lei è l'ospite. Loro sono gli ospiti. No, grazie. È mio dovere. Sciocchi, il Lauro sulla poesia col verso toppo. E son capaci di chiamarlo un verso libero. Stavi pensando? E io vado via subito se vuoi. No. Resta pure. Allora, piano. Lo sapevo, Carlo, che eri tornato. Ti ho visto. Eri là nella folla a sentire anche tu. E poi sei sparito. Tutte quelle chiacchiere inutili. E il Lauro del Palatino. Lo sapevo che ti avrei ritrovato così al tuo scrittorio. Ma non ti piace qui, eh? Lo so. La tua casa non ti piace nemmeno oggi. Sei tornato per dirmi questo? Sono tornato, ecco. Non so nemmeno io il perché. Mai stato più forte di me. Per quanto io sapessi già cosa avrei trovato. Vi ringrazio della vostra buona volontà. Anch'io vivo avrei fatto lo stesso per un amico. Se fossi stato nei panni di quello che si dava tanto da fare... Ah, il professor Armiento. Ecco, anch'io, Carlo Fratta, se avessi dovuto fare il museo Armiento, avrei fatto lo stesso. Gli autografi macchiati di caffè.
le fotografie ingiallite. La vecchia giacchetta. L'asciugamano sporco. No, l'asciugamano sporco non c'è, Carlo. Ma ci sono le mie poesie incompiute. E questo fa lo stesso. Sporche anche loro, faticate, faticose, qui sotto vetro. E forse un giorno si esporrà addirittura il mio epistolario. Non vuoi? Non posso né voler. Spegnersi per irraggiare immortale. E viva Sua Eccellenza! No, no, no. Gridate piuttosto Gloria a Carlo Fratta! Ah. Benedetta ignoranza! È il minuto di raccoglimento! Adesso, insomma, vai via, adesso saliranno. Oh, piuttosto, dove hai messo le forbici? Nella sua stessa atmosfera di poesia, io vi dico che in questo crepuscolo di marzo, colorato già dal presentimento della primavera, Carlo Fratta ritorna. Carlo Fratta medita. Ancora dall'anima il suo canto esemplare in una luce di gloria immortale. Credo bene, adesso vai via, adesso verranno su. Oh,
afferrato il braccio alla signora. Si avvicinano al busto. Stanno leggendo la lapide. Questa casa accolse i sogni, le meditazioni e le poesie di Carlo Fratta. Vide la luce.